Benvenuti nel decimo episodio del Road to Scudetto. Oggi tocca alla Juventus. L'obiettivo è quello di vincere il campionato nel minor tempo possibile. Oggi siamo qui con un video importantissimo perché la Juventus potrebbe essere la vincitrice della serie. Come potete vedere dalla grafica, in questo momento la squadra in testa è l'Inter, che nell'ultimo video ha vinto il campionato alla seconda stagione. Ha però vicino al numerino l'asterisco che indica che la vittoria dello Scudetto è arrivata dopo l'esonero dell'allenatore. Questo che vuol dire? Vuol dire che se la Juventus vincerà lo scudetto in due stagioni ma senza esonero, andrà comunque avanti all'Inter. Queste sono le regole. Prima di iniziare però, io come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie e soprattutto per avere il prima possibile il prossimo episodio. Non perdiamo tempo e iniziamo subito a lavorare su questa Juventus. Allora, diciamo che la Juventus è una squadra molto forte e soprattutto è anche molto ricca a livello societario. Di conseguenza l'obiettivo secondo me non è quello di vincere lo scudetto in due stagioni senza esonero, ma l'obiettivo è di vincere lo scudetto subito. Secondo me ci sono i presupposti per fare questo, ovviamente rispettando determinate regole. Infatti non possiamo cambiare modulo, dobbiamo tenere tre bandiere e soprattutto dobbiamo fare solo tre acquisti, massimo tre acquisti per ogni sessione di calcio mercato. Allora iniziamo. Chiesa è un esterno sinistro. È stato aggiornato il gioco, se non erro, ha subito un aggiornamento Chiesa, perché quando abbiamo fatto la carriera con la Juventus sul canale, Chiesa era una T. Quanto tempo ci mette per diventare una T? Ci mette 4 settimane. Però, signori, sapete che vi dico? Io Chiesa lo metto a sinistra, perché così possiamo sfruttare il baghettino del cambio ruolo per farlo crescere più velocemente. Io su Kostić non voglio puntare, oppure magari Kostić lo possiamo mettere sul lato opposto, perché non c'è nessuno di interessante. Quindi facciamo una cosa, mettiamo Chiesa di qua, mettiamo Kostić a sinistra e poi qui in realtà ci sono due punte. Per adesso ci metto Milik, ma uno dei tre acquisti sarà sicuramente una prima punta. Poi Rabiot, Locatelli, Fagioli, non abbiamo neanche Pogba e di conseguenza bisogna prendere un centrocampista centrale più forte. In porta possiamo confermare Szczęsny almeno per arma stagione. Bremer, Danilo, Gatti è il migliore perché poi c'è Rugani, McKennie e Alexandro. Allora, abbiamo già individuato praticamente i tre giocatori da comprare, perché dobbiamo prendere un difensore centrale più forte di Gatti, molto più forte di Gatti, un centrocampista centrale più forte di Fagioli e una punta più forte di Milik. Questo è quello che possiamo e quello che dobbiamo fare. Il budget è molto importante, ve l'ho fatto vedere prima, 157 milioni, però c'è da fare tutto il calciomercato in uscita. Infatti blocchiamo tutti quanti i giocatori che quindi saranno confermati e mettiamo sul mercato tutti quanti i giocatori che ci serviranno per accumulare più soldi. Possiamo mettere infatti sul mercato Milik, possiamo mettere sul mercato anche Perin, perché come secondo portiere avere un giocatore che vale 13 milioni mi sembra un po' troppo. Possiamo mettere sul mercato Alexandro, possiamo richiamare Arthur che è un 78 e anche lui prende il volo, possiamo richiamare anche Rovella e anche lui prende il volo. E Sciglio lo possiamo piazzare, e Sciglio in poche settimane diventa un difensore centrale, vediamo se lo può fare. 66 settimane, diventa un esterno no, quindi è un giocatore che in questo schieramento non può giocare, quindi lo mettiamo sul mercato. Molto bene, diamo un'occhiata anche alle clausole rescissorie perché magari c'è qualche giocatore importante tipo Vlahović che ha la clausola di 98 milioni, quindi gliela vado subito a togliere. E diamo una rapida occhiata anche a tutti quanti gli altri giocatori. Però Vlahović in teoria era l'unico con la clausola. Molto bene, a questo punto direi che possiamo avanzare piano piano nel calendario, aspettare qualche offerta e vedere un po' quanti soldi riusciamo ad accumulare. Prima offerta per Perin, 14 milioni, ne posso chiedere 18, trattiamo dai. Sì, qualche volta trattiamo, qualche volta no, però alla fine comunque non riusciremo mai ad ottenere una cifra esageratamente più alta. Che cosa ho detto? Non lo so, esageratamente più alta. Vedete, ho fatto 17, sono comunque 14, provo con un milioncino in più, ma di solito quando la cifra è così bassa, sì ok, quando la cifra è così bassa non c'è tanto margine di trattativa. Ovviamente se vendiamo un giocatore che vale 100 milioni è ovvio che possiamo arrivare a 110-120, ma se un giocatore lo piazziamo per 15 al massimo arriviamo a 16-17. Altre offerte signori, allora Rovella lo possiamo piazzare per 31,9, lo vendo signori, non tratto. 10 milioni anche per Alexandro, 10 milioni 9,7 dal Milan. Sulé per 6,5 al Granada, Decidio al Nizza per 8, Pellegrini al Galatasaray per 6 e McKennie 12 dall'Atalanta, accettiamo. Non vi preoccupate signori perché io già vi vedo che state scrivendo: Giuse, ma tu tifi Napoli e quindi tifando Napoli che stai facendo? Stai vendendo i giocatori a meno perché vuoi penalizzare la Juventus. No ragazzi, non è vero, ho fatto la stessa cosa anche con le altre squadre, non vi preoccupate. Poi con il Napoli ci mettiamo 500 milioni in più di budget direttamente, capito? Allora Rugani 5 milioni e 6, poi Arthur 17, sì, posso chiedere massimo 17
17-6, accettiamo 17-2 dall'Inter e anche dall'Eintracht. Rovella per 32 milioni lo piazziamo anche al PSV e basta. Continuiamo ad avanzare, tanti giocatori non riescono a trovare l'accordo, però comunque stiamo riuscendo a piazzarne abbastanza. 5-9 per Rugani al Porto e poi Sule, che può fare anche l'esterno, ma sapete, io Sule me lo tengo. Blocchiamolo Sule, dai, perché comunque è un giocatore che vale poco, adesso non mi ricordo neanche la cifra, però 5, 6, 7 milioni non ci fanno la differenza. E comunque bisogna stare attenti a non vendere tutti quanti i giocatori, che poi c'è la regola della rosa corta, ma giocatori così deboli, tra virgolette, passatemi il termine, come Sule, non si lamentano se stanno in panchina, quindi sono perfetti per noi. Continuiamo comunque ad avanzare, mi sa che abbiamo venduto tutti quanti. Partita con il Manchester City, perdiamo 2-1 con il Manchester City. Vabbè, ci sta, ci sta. La squadra ancora non è pronta, è arrivata un'offerta per Rugani che purtroppo non riesce a trovare l'accordo. È arrivata un'offerta anche molto molto importante per Kin dal Getafe, 37,9, lo vendiamo. Bene, aspettiamo l'ufficialità della cessione di Kin e poi dire che possiamo subito iniziare con il calciomercato in entrata. Kin venduto, molto bene. Invece Rugani purtroppo non riesce a trovare l'accordo, sta rifiutando praticamente ogni destinazione. Accettiamo anche il Bruges, sono 5 milioni, non è che ci fanno tanto la differenza, al massimo lo teniamo come sesto difensore centrale. Quanti soldi abbiamo? 300 milioni, tondi tondi, molto bene. Allora, bisogna prendere tre giocatori, quindi possiamo suddividere il budget in 100 100 100. Partiamo dall'attaccante, mi serve un super attaccante da affiancare a Dusan Blaovic. E io, signori, voglio fare il colpaccio, voglio prendere un giocatore che non ho mai preso in questa serie, un giocatore che ha 38 anni, è un 86, ma è un giocatore che rende tantissimo, quindi lo voglio prendere. Lo paghiamo anche poco perché costa 26 milioni, sì, ne costa 23, però si può chiudere intorno ai 26, ecco. È un giocatore che rende e soprattutto possiamo poi utilizzare il budget che abbiamo per prendere il miglior difensore centrale in circolazione e il miglior centrocampista centrale in circolazione. Questo è il piano. Provo a mettere Milik come contropartita, vediamo se lo accettano. Scambio alla Paric, Milik Ronaldo, vediamo. No, vogliono 27 milioni e 2. Calo un pochettino, faccio 25 più clausola del 15%. Affare fatto, per 25 milioni riportiamo Ronaldo alla Juve. Questo è un super acquisto, signori, perché Cristiano Ronaldo è comunque Cristiano Ronaldo. È un giocatore straordinario e è un giocatore che rende. È un giocatore che si cala ovviamente nel corso della prima stagione, ma noi puntiamo a vincere il campionato subito. 2 anni di contratto vanno più che bene. Non aveva senso quindi prendere un giocatore giovane di 81, 82, 83. 105.000 di stipendio più bonus. Preso, preso Ronaldo. Ho preferito fare questo colpo, signori, perché la maggior parte del budget la voglio investire per un difensore centrale, perché purtroppo pecchiamo un po' a livello difensivo. C'è Danilo che è solo un 81, c'è Bremer che sì, che è interessante, è un 84, un 85, è un 84 Bremer, quindi il punto debole è sicuramente la fase difensiva. E anche a centrocampo non è che siamo messi benissimo, perché c'è un 82 e un 84. Mettiamo comunque Ronaldo qui, lo posso anche far andare un po' più avanti, no, però da regolamento non posso modificare. Allora mettiamo Vlahovic a sinistra e Ronaldo a destra. Molto bene, adesso con i soldi che abbiamo possiamo andare sul miglior difensore centrale in circolazione, ovvero Ruben Dias. Ci serve, ragazzi, ci serve un difensore potente. 89 di overall, 106 di valore, si può chiudere intorno ai 132. Non posso mettere nessuna contropartita, volendo potrei mettere Rugani, però sì, dai, mettiamo Rugani, ma non so quanto faccia la differenza, sinceramente. Provo con 100 milioni più Rugani, vediamo un po' se è proprio Daniele che ci fa chiudere la trattativa. No, no, addirittura ci ha fatto alzare il prezzo. 165 milioni, provo con 120 più clausola del 15%, vediamo se riusciamo a convincere Guardiola. Addirittura stiamo perdendo tempo. Aspettiamo 7 giorni e poi ci riproviamo. Nel frattempo magari Rugani trova l'accordo. No, stoppa le trattative. Rugani, ragazzi, non riesce ad andare via. Rugani si è affezionato alla Juventus e quindi purtroppo, e forse anche al suo all'ingaggio che percepisce, e quindi non riusciamo a piazzarlo. Allora, provo con 130 più clausola del 15%, visto che prima con 120 sono messi a ridere. Vediamo, 165. Signori, io devo chiuderla questa trattativa per forza. Provo con 140, non posso più mettere la clausola. Vediamo un po' se accettano. 146 e accetto, va bene così. 146 milioni per Ruben Dias, il miglior difensore centrale del gioco. Giocatore anche molto molto giovane lui, 26 anni, anzi molto giovane no, però 26 anni, ancora margini di miglioramento. Entro fine stagione potrebbe tranquillamente arrivare a 90, 91, 92, con un buon piano di crescita e con i preparatori atletici che tra pochissimo andremo a prendere. Ruolo cruciale, 5 anni di contratto, niente clausola rescissoria. Per quanto riguarda invece lo stipendio, signori, io provo con 200.000, vediamo se accetta uno stipendio leggermente inferiore. 210 più bonus, affare fatto. Benissimo, a questo punto quindi possiamo mettere Bremer a destra, togliere Gatti e mettere Ruben Dias, 89, era quello che ci serviva. Adesso ci serve un centrocampista centrale al posto di Fagioli, e qui voglio fare
fare una mossa un po' astrolopiteca, perché voglio andare su Barella, che non è il miglior centrocampista centrale del gioco, ma andiamo a togliere un punto molto importante alla nostra avversaria per il titolo, a una delle nostre avversarie. Valore 83, si può chiudere intorno ai 103 addirittura. Noi abbiamo un budget di 120 se non erro, quindi ce la facciamo. Di 120, 121, quindi ce la facciamo. Potrei mettere però come contropartita, ma potrei mettere Miretti, anche se effettivamente non credo che loro ci facciano esonerare. C'è la regola della rosa corta, però comunque Miretti e Fagioli dovrebbero tranquillamente accettare un ruolo turnover barra sporadico, quindi non dovrebbero essere giocatori che rompono le scatole. Quindi provo subito, signori, con... anzi, però c'è un giocatore che ci rompe le scatole ed è Milik. Milik un po' ce le rompe le scatole. Allora provo a mettere Milik come contropartita e vicino ci metto la bellezza di 60 milioni. Vediamo un po' se l'Inter accetta questa offerta. 101 più Milik, mamma mia, tantissimo ragazzi, è tantissimo. Provo con 80 milioni più clausola del 15%, vediamo un po' se accettano. 101 con la tensione arancione. Potrei anche tranquillamente accettare perché comunque non possiamo fare più niente. 90 milioni più Arkadiusz Milik come contropartita e quindi Barella è un nuovo calciatore della Juve. A questo punto non ci resta che fare il contrattino di Nicolò, ruolo cruciale ovviamente per lui. 5 anni di contratto, lo blindiamo, anche lui 26 anni così come Ruben Dias. Niente clausola rescissoria. E per quanto riguarda lo stipendio potremmo anche dargli un po' di più, intorno ai 170.000. Vediamo un po' se accetta uno stipendio del genere. Lui ovviamente lo accetta. Sono contento di come ci siamo mossi, perché abbiamo fatto questo colpo alla Ronaldo che era da un po' che volevo fare, eh. Lo volevo prendere anche con l'Inter, poi alla fine ho preferito prendere Lewandowski, ma questo era un colpo che secondo me andava fatto, prima o poi andava fatto. Siamo stati secondo me molto molto bravi, perché comunque abbiamo utilizzato il budget per diciamo migliorare delle zone carenti. Lì davanti invece abbiamo già Dusan Vlahovic, quindi l'attacco è già molto molto importante. Poi c'è anche Chiesa che contribuisce, così come Kostic a sinistra. Abbiamo fatto bene secondo me a spendere tutto il budget per prendere Ruben Dias e Barella, no? Un'occhiata agli obiettivi: senza volere siamo riusciti a prendere 3 giocatori con più di 82, molto bene. Quindi devo solo prendere 4 giocatori del vivaio, devo fare 20 vittorie in campionato, ok, non è un obiettivo impossibile, devo vincere il campionato e devo anche raggiungere la finale di Coppa Italia. Una cosa importantissima che ho dimenticato di dire: la Juventus non ha le competizioni europee, e questo potrebbe essere un vantaggio incredibile, perché comunque l'Inter ha perso tanti punti per colpa della Champions League. La Juventus invece non avrà questa competizione e quindi può preparare di settimana in settimana la partita. Questo potrebbe davvero essere un vantaggio incredibile anche dal punto di vista dell'esonero, perché se arriviamo secondi in campionato, secondo me non ci fanno fuori, perché non abbiamo comunque l'obiettivo della Champions. L'Inter aveva anche l'obiettivo di vincere la Champions ed è per colpa della Champions che siamo stati eliminati. Andiamo comunque subito ad assumere tutti quanti i preparatori atletici. Anche questi preparatori comunque costano abbastanza, eh. Il nostro budget però non ci preoccupa e quindi possiamo tranquillamente assumere tutti quanti i preparatori migliori. Ho fatto tutto e abbiamo 9 milioni a disposizione. Abbiamo fatto bene, signori, abbiamo fatto bene a prendere un attaccante così forte pagando solo 20 milioni. Perché poi tutto il resto dei soldi abbiamo comunque utilizzato per fare gli obiettivi, per prendere i preparatori, per rinnovare tutti quanti i contratti dei giocatori in scadenza e di quelli che guadagnavano di meno e che quindi sarebbero lamentati poi nel corso della stagione. Ho fatto ogni cosa, devo solo avanzare di 30 giorni perché devo aspettare l'osservatore. Quindi andiamo fino al 20, così magari abbiamo la possibilità di vedere anche se questa squadra rende oppure no. Prima vittoria contro l'Udinese, 3-2. Con il Bologna in casa vinciamo 2-1, quindi 2 vittorie su 2. Abbiamo la terza partita in trasferta contro l'Empoli, vinciamo addirittura 5-1, quindi sono 3 vittorie su 3. Adesso c'è la prima grande partita con la Lazio che vinciamo, quindi sono 4 vittorie su 4. Meglio di così non potevamo iniziare, la squadra sembrerebbe andare molto 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 bene. Prendiamo al volo tutti quanti i giocatori che ci hanno portato, però direi che va bene così. La barretta è su eccellente, siamo quasi a 100. Questo direi che sì, ok, perfetto. Abbiamo fatto, abbiamo preso 4 giocatori, un portiere, un difensore, un centrocampista è un attaccante. Ronaldo è già calato un pochettino, però volevo vedere se ha fatto bene. Ma raga, vedete, vi dovete fidare di me, vi dovete fidare di me. Cristiano Ronaldo, 4 partite 6 gol, 4 partite di Serie A, 6 gol e 2 assist. Raga, vi dovete fidare di me. Con la 10 tra l'altro Ronaldo, vabbè, gliela lascio la 10. Non ci resta a questo punto che simulare tutta quanta la stagione e commentiamo insieme partita per partita finché non arriva la prima sconfitta. Ok, facciamo questo giochino. 3-0 con il Sassuolo, 3-0 con il
il Lecce 1-1 con l'Atalanta. Ok, va bene, primo pareggio stagionale, ma l'arma sconfitta non è ancora avvenuta. 2-1 vinciamo anche il derby. Voglio vedere quando arriva l'arma sconfitta. A San Siro con il Milan 2-2. Siamo imbattuti a fine ottobre. Adesso c'è il Verona in casa e vinciamo 3-0. Stiamo letteralmente volando. Con la Fiorentina al Franchi vinciamo 3-1. Quindi vinciamo su un campo molto complicato, su un campo molto difficile. Eccola, 2-1, la prima sconfitta. Il Cagliari di Ranieri, Cagliari di Petagna. Ci ferma così e perdiamo anche con l'Inter in casa. Doppia sconfitta, signori. Pareggiamo poi 1-1 con il Monza. Si è rotto qualcosa, eh? Vinciamo poi con il Napoli 1-0. Tre partite senza vittorie, si è rotto qualcosina. Perdiamo anche con il Genoa 2-1 e vinciamo poi 3-1 con il Frosinone. Alti e bassi, alti e bassi. Non so se siamo in grado di vincere subito il campionato, perché dipenderà molto anche dalle altre squadre. Non so, non mi ricordo quale squadra, però mi sembra con il Genoa, con il Frosinone 5-1 intanto con il Sassuolo, 2-1 con la Salernitana. Con il Frosinone abbiamo vinto tipo il campionato con 80 punti. Non mi ricordo se è il Frosinone oppure un'altra squadra. Quindi dipende molto anche dalla media delle altre squadre, diciamo. Vinciamo con l'Empoli, vinciamo pure con la Lazio in Coppa Italia, vinciamo anche con l'Udinese e vinciamo 3-1 con il Verona. Siamo in ripresa, ragazzi, siamo in ripresa. La barretta non è più su eccellente, ma è sul verde. Siamo in ripresa e facciamo un mini spoiler. Dopo il Napoli, 1-1 con il Napoli. Stop. Mi fermo qui, raga, mi fermo qui. Andiamo fino al 10. Mi fermo qui. Allora, siamo in Coppa Italia. Sì, siamo avanti in Coppa Italia. Siamo andati avanti in Coppa Italia, semifinale con l'Inter, molto bene. E poi, vedendo il calendario, signori, abbiamo delle partite abbastanza complicate. C'è l'Atalanta, c'è la Lazio, c'è la Fiorentina, c'è il Milan, c'è la Roma. Sono ancora delle partite complicate. Però, mini spoiler per quanto riguarda il campionato. Andiamo subito a vedere. Intanto Ronaldo 85 è calato di 1. Siamo secondi! Siamo secondi con una partita in meno. Attenzione, ragazzi, siamo secondi con una partita in meno, quindi questa con l'Atalanta potrebbe essere decisiva. Si trova l'Inter al primo posto, che è la squadra che si trova al primo posto anche nella nostra classifica, quella della serie. Andiamo però a vedere una cosa. Cristiano Ronaldo, come è messo a livello di statistiche? 26 gol, ragazzi. 29 presenze, 26 gol. Lo sapevo, raga, lo sapevo. Continuiamo con la nostra simulata. Vediamo la partita con l'Atalanta. La vinciamo 3-1, quindi in questo momento siamo in testa. In questo momento siamo in testa. Con il Genoa perdiamo 2-1 e quindi vanifichiamo l'ottimo risultato fatto con l'Atalanta. In questo momento dovrebbe essere avanti l'Inter. Con la Lazio pareggiamo 2-2, in Coppa Italia pareggiamo 2-2 proprio contro l'Inter. Con la Fiorentina pareggiamo 3-3, troppi pareggi, ragazzi, troppi pareggi. L'Inter ha anche la Champions e anche la Coppa Italia con noi, magari anche loro stanno perdendo dei punti. 4-3 in finale ci va l'Inter. 2-0 contro il Milan, barretta arancione. Vinciamo con la Roma, grande vittoria all'Olimpico, 3-2 con la Roma. Però poi perdiamo tutto, stiamo cadendo nelle partite semplici. 2-2 contro la Salernitana. Che senso ha battere la Roma e poi perdiamo l'ultima col Monza? Abbiamo perso il campionato col Monza. No, è incredibile, ragazzi. Chiesa è di nuovo a disposizione, forse si è fatto male anche Federico. Abbiamo perso il campionato con il Monza all'ultima giornata? Cioè, davvero mi state dicendo questo? Allora, Chiesa è tornato dall'infortunio. È un 85, non è cresciuto tantissimo, nonostante il baghettino del cambio ruolo, Anche Kostic, anche, vabbè, Danilo 81, mi aspettavo qualcosina in più. Non sono cresciuti tantissimo i nostri giocatori, Vabbè, comunque, andiamo a vedere subito la classifica, perché siamo secondi. Porca vacca, 85-89. Non abbiamo perso comunque il campionato contro il Monza. Almeno questo, raga, almeno questo, cavolo. Perché sarebbe stato veramente clamoroso perdere il campionato in casa contro il Monza. Ma l'abbiamo perso perché abbiamo perso tanti punti per strada che non dovevamo perdere. La sconfitta quella con il Genoa 2-1, i tanti pareggi. Anche all'andata abbiamo perso con il Genoa. Abbiamo perso sia all'andata sia al ritorno con il Genoa. Incredibile, incredibile. Andiamo subito a vedere il capocannoniere, perché dovrebbe essere Cristiano Ronaldo, che ne fa 34. 34 gol per Ronaldo, che comunque ha fatto la differenza. 27 gol per Vlahovic, 9 gol per Chiesa, che ha fatto solo più uno. Mi aspettavo una crescita maggiore da parte di Federico, forse lì è troppo arretrato. Però, allora, volendo possiamo cliccare su di lui e sì sì, possiamo metterlo a D, che fa anche Madonna, guarda che upgrade che fa. Avete visto il numerino? Guardate il numerino. L'upgrade allora lo fa così. Guardate, guardate quel guardate il numerino. Diventa un 88 se messo a D Chiesa. Anche Kostic fa l'upgrade. Anche Kostic fa l'upgrade. Vabbè, Kostic però lo lasciamo esterno sinistro, perché secondo lui ci mette
tanto a diventare comunque una S. Curiosa però questa cosa di Federico Chiesa. Andiamo subito sul suo piano di crescita. Gli tolgo il baghettino del cambio ruolo e lo trasformo a 10 mette 2 settimane. Vediamo adesso se fa l'upgrade. Diventa un 86. Va bene, va benissimo. Gli metto subito il baghettino di nuovo. Sì, quindi Chiesa deve giocare un po' più avanti. Tra l'altro anche il contratto di scadenza glielo rinnovo così al volo, con ruolo cruciale 3 anni. Va bene, allora possiamo andare avanti. Peccato, peccato ragazzi. Peccato per questa stagione, perché davvero non abbiamo fatto male. Abbiamo secondo me anche azzeccato gli acquisti con Cristiano Ronaldo, capocannoniere anche della Serie A. Peccato, peccato davvero, perché si poteva fare meglio, si poteva vincere il campionato alla prima stagione. E peccato, peccato per i tantissimi punti persi. E poi anche l'Inter, che ha fatto una stagione straordinaria, perché probabilmente ha vinto anche la Coppa Italia. Sono arrivati in finale, vabbè, non vediamo quello che ha fatto. Comunque sono arrivati in finale di Coppa Italia, hanno vinto il campionato, e poi anche in Champions League hanno fatto comunque secondo me un percorso molto molto importante. Quindi tre competizioni, sono comunque riusciti a fare 89 punti in campionato, e farne 90 non era scontato per noi, ecco, non era facile. Siamo comunque riusciti a sopravvivere, questo perché siamo riusciti a fare tutti quanti gli obiettivi e non avevamo nessun obiettivo relativo alla Champions League. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che la Juventus ha ancora una possibilità per andare davanti all'Inter, perché l'Inter, come ho detto all'inizio video, ha l'asterisco, perché siamo stati esonerati. Invece con la Juventus no. Quindi vuol dire che se la Juventus vince il campionato adesso, va davanti all'Inter e si prende comunque il primo posto della serie. Andiamo subito a visionare il budget, perché abbiamo la bellezza di 212 milioni. Allora, Cristiano Ronaldo, signori, si deve sacrificare. Lui dura una stagione, ha fatto quello che doveva fare, però adesso lo sacrifichiamo. Devo prendere quindi un attaccante. Kostic è scontento. Non so per quale motivo è scontento Kostic. Forse perché vuole più denari. Dopo ci guardo. Bisogna prendere però per forza di cosa anche un difensore centrale al posto di Danilo e anche un portiere al posto di Szczęsny. Quindi un portiere, un difensore centrale e un attaccante al posto di Ronny. Partiamo dal portiere, signori, perché voglio andare su Oblak dell'Atletico Madrid. È una clausola rescissoria di 125 milioni che non voglio assolutamente pagare. Possiamo iniziare subito la trattativa, perché si può chiudere intorno ai 50. Magari possiamo mettere come contropartita proprio Szczęsny, che vale 11 milioni, e vicino ci posso mettere 40 milioni, così più o meno arriviamo a 50. 62,9 più il cartellino di Szczęsny mi sembra una cifra anche abbastanza elevata. Facciamo quindi 50 più clausola più Szczęsny, 58,4 con l'attenzione che sta salendo e sull'arancione. Abbasso un pochettino, posso fare 55 più Szczęsny. Affare fatto, primo colpo fatto. Oblak è un nuovo giocatore della Juve. Per quanto riguarda invece il secondo giocatore, signori, voglio andare su Marquinhos, e anche in questo caso possiamo mettere come contropartita Danilo, visto che c'è la regola della rosa corta, e Danilo è un giocatore che di sicuro non accetta il ruolo turnover, e se lo accetta comunque ci dà fastidio, perché è un giocatore che vale tanto. Marquinhos è un 88, è un giocatore con una buona valutazione. Marquinhos è un 88, possiamo mettere il portiere come contropartita a Pinzolo, giusto per sapere più o meno il prezzo che ci fanno, 99 milioni. Ok, quindi possiamo mettere come contropartita quindi Danilo, che vale 20, e abbassare e fare circa 75, anche 70, più clausola del 15%. Vediamo un po' se accettano questa offerta. L'hanno accettata, molto bene. Ruolo cruciale, 3 anni di contratto, niente clausola rescissoria. Per quanto riguarda invece lo stipendio, gli diamo lo stesso identico stipendio che prende attualmente al PSG. Vediamo se accetta questo stipendio. Vuole anche un bonus di 780.000 euro che noi gli concediamo. A questo punto sapete che vi dico? Che lì davanti voglio provare a prendere Lautaro Martinez, giocatore eccezionale, che ha fatto vincere praticamente il campionato all'Inter. Però mi sa che non ce la facciamo, perché ha un valore di 109, la richiesta è di 127. Non ho visto quanti soldi abbiamo, è solo 81, e non ce la faccio. Posso mettere come contropartita Ronaldo, che ne vale 32, ma ne valeva di meno prima. È cresciuto, cioè nel senso è calato, però vale di più, perché ne valeva tipo 25 quando l'abbiamo preso noi. Cioè facciamo anche la plusvalenza così. E vicino ci metto la bellezza di 70 milioni più clausola del 15%. Vediamo un po' se accettano questa controfferta. 158 milioni, e quindi adios Lautaro Martinez. Il piano B allora è Victor Osimhen, che ha il contratto in scadenza nella vita reale, nella seconda stagione. E se non ha rinnovato il contratto, è in scadenza. Però vale 145 milioni, si può chiudere intorno ai 118. Mamma mia. Allora, se riusciamo a mettere come contropartita Cristiano Ronaldo, e vicino ci metto la bellezza di 70 milioni più clausola del 15, facciamo veramente un colpo straordinario. Se... vogliono il... Bremer. Stavo chiamando cavallo Bremer, non so perché stavo dicendo vogliono il cavallo Bremer. Quello è rabbio. Porca miseria, ragazzi. No, non ve lo posso dare. Mi dispiace, raga, mi dispiace, ma non vi posso dare Bremer. Cavolo, però un Victor Osimhen 90 di overall. Mettiamo poi Danilo. No, Danilo però l'ho venduto, Danilo. L'ho messo come contropartita, Danilo. Porca vacca. No, ragazzi, non posso fare questa cosa. Non posso fare questa cosa, ma mi resta solo Gatti. No, non posso fare questa cosa, purtroppo. Per quanto riguarda invece i terzini, ci ho cambiato che vale 8 milioni. In attesa
attacco non c'ho solo niente, raga. Purtroppo non posso fare niente. Kostic 30. Kostic è scontento, però anche qui, signori, ci avrei UEA, però comunque non posso fare queste cose. Potrei mettere come contropartita Fagioli, che vale 26 milioni, ma vale troppo poco, ragazzi. Vale troppo poco per chiudere la trattativa. Io provo comunque a metterlo come contropartita. 148, termina trattativa, salta anche Victor Osimhen. Peccato, cavolo, peccato. Potrei provare a vendere separatamente Cristiano Ronaldo, però non so quanto ci convenga. Anche perché se poi non riusciamo a... No, si ritira Ronaldo, eccolo per... Nah, è questo è un guaio, ragazzi. Questo qui ci fa esonerare. Ci fa esonerare Ronaldo, ragazzi. Ci fa esonerare. Kostic ha chiesto di essere ceduto. Ok, allora prendiamo l'esterno, ragazzi. Prendiamo l'esterno. Allora, Ronaldo ci fa esonerare perché ha un ruolo cruciale. Vuole ritirare, quindi non lo possiamo vendere. Non gli possiamo neanche rinnovare il contratto mettendo ruolo turnover. Quindi se prendiamo una punta più forte, Ronaldo non gioca, ci fa esonerare. Sono sicuro al 100%, ragazzi. Quindi, visto che Kostic ha chiesto di andare via, blocchiamo Rugani. Lo vendiamo come contropartita. Mi hanno messo questo pesce qua. Trattiamo subito con il Wolverhampton perché voglio chiedere tanti soldi. Quanti? Boh, 50. Non ho visto quanto vale, ma sì, circa 50, 55. Facciamo 55 milioni, vediamo un po' se accettano. No, troppo. Quanto valeva? 30, solo 30 vale Kostic. Che schifo. Vabbè, aspettiamo ancora un pochettino perché questa è la chiave, ragazzi. Piazzare Kostic e poi prendere un esterno sinistro più forte. 37 milioni, affare fatto, raga. Lo vendo subito. Anche perché più di così non potevo offrire. Sì, forse si poteva chiudere per 40, però è il solito discorso che abbiamo fatto prima. Va bene così. Kostic venduto? Vediamo un po' se arriva la mail. No, Kostic venduto, eccolo qui. Quindi adesso abbiamo un budget di 121 milioni per cambiare l'esterno sinistro e confermiamo quindi ancora una volta Cristiano Ronaldo per la seconda stagione, nonostante l'84 di valutazione e i 39 anni. Voglio provare con Diaby dell'Aston Villa. Un giocatore veramente molto molto interessante che ha un potenziale straordinario, eccolo qui, ed è un esterno destro, però in due settimane diventa anche un esterno sinistro. Si può chiudere intorno ai 102, quindi in teoria dovremmo farcela. Non metto nessuna contropartita, provo con 100 milioni secchi, vediamo un po' se accettano questa offerta. 114, possiamo calare un pochettino, possiamo fare 100 milioni, no, 110, dai, facciamo 110, vediamo un po' se accettano questa offerta. Affare fatto, bene. Sta durando abbastanza questo video, però sono contento perché almeno così vi ho, diciamo, un po' fatti insospettire, perché qualcuno magari si immagina un video con la Juventus di tipo 15 minuti, invece magari poi si ritrova 60 minuti di video, quindi magari qualcuno pensa: oh mio Dio, 20 anni per vincere il campionato con la Juventus. E invece no, abbiamo fatto le cose un po' più precise nel dettaglio e ovviamente non ho fatto tagli. Tutte queste cose le ho sempre fatte con le altre squadre, ma ovviamente tagliando quasi tutto per non farvi venire un video poi troppo lungo. Diaby comunque l'abbiamo preso e quindi, signori, ci siamo. Gli ultimi soldi li utilizzo per fare gli obiettivi e per rinnovare i contratti in scadenza. Tutti quanti gli obiettivi sono stati completati e quindi iniziamo ufficialmente la simulazione. Questa volta abbiamo anche la Champions League, quindi stiamo attenti perché potremmo perdere dei punti per strada. Ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, vinciamo 4-1 la partita di andata, 4-0 anche contro la Salernitana, 4-0 anche contro la Lazio, stiamo dando 4 gol a tutti quanti, porca miseria. 5-1 in totale, quindi passiamo il turno. Con il Palermo però perdiamo 3-2. Oh, niente ragazzi, cioè è incredibile, non riusciamo ad avere costanza. Boh, vinciamo poi 2-1 con il Monza. Stiamo facendo una grande stagione, siamo stati eliminati se non erro ai quarti di Coppa Italia dall'Atalanta, però stiamo facendo una grande stagione e becchiamo il Manchester City ai quarti. Vinciamo poi anche con l'Atalanta, perdiamo 2-1 la partita di andata contro il City. Con l'Udinese vinciamo 2-1, il ritorno con il Manchester City finisce 4-3 per il City e quindi purtroppo siamo eliminati. Attenzione però alla barretta che è arancione. Abbiamo fallito tutti quanti gli obiettivi stagionali, ci resta solo il campionato. Vinciamo 2-1 con la Roma, vinciamo con il Bologna, con il Milan, vinciamo 3-2 in casa, la barretta però è sempre più rossa. Con la Fiorentina vinciamo 3-2 al Franchi e questa era anche l'ultima giornata di campionato. E allora, signori, andiamo a vedere, perché secondo me campionato siamo andati bene. Abbiamo perso sì qualche punto per strada, come ad esempio la sconfitta con il Palermo, però abbiamo perso pure con l'Inter, sono 2 sconfitte, sconfitta col Cagliari sono 3, sconfitta con la Salernitana sono 4, sconfitta col Napoli sono 5. Un po' troppe sconfitte, raga. Un po' troppe sconfitte. Andiamo a vedere la classifica perché siamo primi con 92 punti, 10 punti di distacco, 10 punti di distacco. Vinciamo il campionato alla seconda stagione e soprattutto senza l'esonero. Quindi vuol dire che attualmente la Juventus è in testa al Road to Scudetto e con un punteggio veramente molto molto importante, 92 punti. Ricordatevi questo punteggio perché se il Napoli o il Milan vinceranno lo Scudetto nella seconda stagione senza l'esonero,
la squadra che avrà fatto più punti sarà la vincitrice. E fare più punti di questa Juve è difficile. Cioè, vincere il campionato facendo più di 92 punti è veramente difficile. Però il Milan, il Napoli, ma anche la Roma avranno comunque un'ottima chance di vincere provando a portare a casa il campionato alla prima stagione. Guardiamo la rosa, perché Cristiano Ronaldo è un 84, perché non è più calato, raga, non è più calato avendo raggiunti 40 anni probabilmente. Vediamo, sì, ok, quindi si è stabilizzato intorno ai 40. Ruben Dias 90, Oblak 88, Federico Chiesa molto bene 89, molto bene anche Diaby, Barella 90, Rabiot 85, anche Rabiot poteva fare qualcosina in più, però a 30 anni. Vlahovic 90, mamma mia, tanta roba. Andiamo subito a vedere le statistiche, poi questo video può finire qui. Capocannoniere Federico Chiesa, eccola la mossa vincente, raga, la mossa vincente, mettere Chiesa un po' più avanti. Non volevo snaturare la squadra inizialmente, perché comunque questa sorta di 3-5-2 è un modulo abbastanza equilibrato, non potevo mettere Chiesa completamente avanti, però ha fatto un upgrade straordinario in quella posizione e quindi era giusto dargli questa opportunità. 28-17, molto bene anche Cristiano Ronaldo, che è calato, però nonostante questo ha fatto comunque meglio di Vlahovic. Meglio no, 23-23 con 6 assist per Vlahovic, però comunque ragazzi, Vlahovic ha 25 anni ed è un 90, Cristiano Ronaldo ha 40 anni ed è un 84, quindi io al primo posto ci metto Cristiano Ronaldo, che per me è stato un acquisto azzeccato. Non ci resta allora che chiudere questo video con la classifica a schermo. La Juventus quindi si porta a casa il campionato in 2 stagioni e soprattutto senza l'asterisco e con un grandissimo punteggio. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Io vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare questa serie e soprattutto un bel mi piace per avere il prima possibile il prossimo video, che sarà con la Lazio. Poi ci sarà una piccola pausa con il Lecce, e dico pausa a livello di squadra che può avvire a vincere il campionato, a vincere questa serie. E poi occhio, perché è il nuovo Milan e poi subito Napoli-Roma, quindi i prossimi giorni saranno veramente molto molto importanti per questa serie. Io vi saluto e vi ringrazio, qui dalla Juventus, campione è tutto, ci vediamo domani e stasera con il Cambridge. Bella!